Ragazzi, benvenuti e oggi torniamo a mettere in difficoltà alcuni dei più famosi produttori di chitarre elettriche. E vai, sì! Non sarò mai endorser, mai. Proprio se continuo con questi video, è sicuro. Quindi se almeno a voi va di aiutarmi, lasciate un like, iscrivetevi al canale. È un piccolissimo gesto che per me invece significa tanto. Abbiamo già fatto video simili per la Fender Esquire Stratocaster, per la Epiphone Gibson SG e oggi tocca a Paul Reed Smith. O PRS o Paul Red Smith, come dicono gli italiani. Ma prima di partire voglio fare una piccola panoramica sulla lineup PRS, perché non è che sia proprio delle più chiare. Mentre in Gibson e Fender abbiamo Squire ed Epiphone, che identificano la serie economica, in PRS è tutto PRS, sia le asiatiche che le americane. Si parte con la SE, ovvero Student Edition, sarebbero tutte quelle chitarre prodotte in Asia. I prezzi, come vedremo, in realtà variano un po', non è che siano proprio tutte ste student economiche, e la qualità è ben diversa rispetto alle produzioni americane. A seguire abbiamo la S2. Queste esteticamente sono più simili alle SE che alla serie americana ufficiale. Sono comunque già prodotte in America, costano molto molto di più della SE. Alcuni componenti restano comunque asiatici, come per esempio i pickup, quindi diciamo che è una specie di via di mezzo. A seguire la serie CE o Bolt-on. Questa è fatta tutta in America e l'aspetto è proprio quello della serie migliore, della serie di punta. L'unica differenza è che il manico è in acero avvitato. Parliamo già di modelli quasi di punta, quindi i prezzi sono anche quelli di punta. E alla fine c'è la serie Core. Questo è il cavallo di battaglia di PRS, quelle chitarre che quando le guardiamo ci fanno perdere le diottrie. Quelle vietate ai minori di 18 anni che quando guardiamo il prezzo ci riportano a quella depressione adolescenziale che avevamo quando la ragazza che ci piaceva non ci cagava di striscio. In questo video, a differenza dei precedenti, ci concentreremo soltanto su due serie, la S e la Core. Alla serie S2 e Bolt-on CE dedicheremo magari un altro video. Il motivo è che la serie S ci dà già un bel range di prezzo. Paragoneremo tre chitarre della serie S di prezzo crescente con una della serie Core. Ovviamente le differenze saranno abissali, però è interessante vederle, visto che per molti non sono sempre così chiare. E cosa più interessante, vedremo come PRS effettivamente gestisce la sua serie economica rispetto alla sua serie americana cavallo di battaglia. Vi anticipo che la visione, il modo di gestire queste serie più economiche di Paul Reed Smith è molto diversa rispetto alla visione che hanno per esempio Fender e Gibson. Tutte le chitarre della serie S che vedremo in questo video le ho ordinate da strumentimusicali.net. Al solito qua sotto in descrizione trovate i link a tutte le chitarre che utilizzeremo in questo video per vedere prezzi, disponibilità e tutto il resto. Intanto vi presento le chitarre e ne parliamo e alla fine del video tiriamo un po' le somme totali come sempre, quindi guardatelo fino alla fine. Partiamo con una delle entry level di casa PRS, che è proprio la PRS Standard 24. In media una Standard 24 costa poco meno di 600 euro, questa qui costa un po' di più perché è nella finitura particolare multifoil. Una finitura che usavano le primissime PRS, che è stata riprodotta per la serie CE e la fa costare un pochettino di più, ma è identica a una normale PRS Standard 24, quindi le considerazioni che faremo per questa valgono per tutte. In questo momento si trova in super prezzo su strumentimusicali.net, quindi se vi piace il colore dategli un'occhiata. Questa chitarra ha il corpo in mogano, il manico in acero incollato e la tastiera in palissandro. Sono degli 8515S, cioè la versione asiatica praticamente dei famosi pickup di Paul Reed Smith. Il ponte è quello tradizionale PRS con la leva di incastro, che per me resta uno dei migliori, e i controlli sono semplicemente volume, tono e switch a tre posizioni. Sul controllo del tono c'è il push pull che ci permette di splittare i single coil in tutte e tre le posizioni. Le meccaniche sono sempre delle PRS, sempre la versione asiatica, non sono autobloccanti, quelle lì le vedremo soltanto nelle serie americane. Se non lo dovessi aver già detto, ovviamente nella Standard 24 i tasti sono 24. Considerato il prezzo, poco meno di 600 euro nella sua colorazione normale, questa chitarra si va a scontrare direttamente per esempio con una Fender Player. Se avete visto i miei video precedenti,
utenti sapete quanto io apprezzi le Fender Player, le ho sempre considerate chitarre dal rapporto qualità-prezzo veramente eccellente. Ma adesso che ho in mano questa PRS cambiano un po' di cose. A parità di prezzo quasi, questa è una chitarra più versatile, con componenti migliori. Prima cosa su tutti, il vero palissandro sulla tastiera. Ormai su Gibson e Fender nelle serie economiche il palissandro è sparito completamente, mentre questo è vero palissandro. La chitarra suona veramente bene e con lo split incorporato ci permette di spaziare su molti generi. Il manico incollato è un'altra caratteristica che non mi aspetto su una chitarra con questo prezzo. Dulcis in fondo ti arriva pure con la custodia morbida, mentre la Stratocaster Player mi era arrivata bellamente nella sua scatola di cartone. Diciamo che se sto cercando una chitarra con un budget intorno ai 600€ non so cosa comprare e sono indeciso tra PRS e Fender, se non sono proprio a caccia di una Stratocaster, probabilmente la Standard 24 batte la Fender Player. Saliamo un altro gradino della serie SE e dalla Standard 24 passiamo alla Custom 24. Rispondiamo subito alla vostra domanda: che cosa cambia tra Standard 24 e Custom 24? La Custom 24 ha un top in acero con un impiallacciato di acero fiammato sopra, a differenza della Standard 24 che invece è soltanto tutta mogano. La Custom 24 dovrebbe risultare sonicamente più bilanciata perché l'acero più squillante, il mogano più scuro e si dovrebbero compensare. L'impiallacciato di acero non è altro che un foglio di acero fiammato che viene messo sopra l'acero che non è fiammato per darci l'impressione di avere una chitarra super incredibile e bellissima da vedere. Quando vedete le fiammature sul corpo delle chitarre economiche, quindi molto spesso non si tratta di un vero pezzo di acero fiammato ma soltanto di un rivestimento. Quindi al netto di questo dettaglio estetico sonoro, la Standard 24 e la Custom 24 sono praticamente le stesse chitarre. Stessa elettronica, stessi pickup, stessi legni e tutto praticamente identico tranne il top. Solo che la prima eravamo sui 600€, questa qui supera gli 800. Vale la pena spendere 200€ in più per la stessa identica chitarra con un top diverso? Dipende quanto per voi conta l'aspetto estetico. Però cambia veramente poco, quindi se siete dei tipi più pragmatici per cui volete la chitarra che funziona e dell'aspetto estetico vi interessa relativamente, allora Standard 24 tutta la vita. Se oltre al suono e alla praticità vi interessa anche l'aspetto estetico, probabilmente la Custom 24 fa più al caso vostro. La sensazione che mi dà il manico di questa chitarra e dell'altra, perché sono identici, è di essere abbastanza sottile ma comunque largo, quindi lo spazio della tastiera è di più rispetto per esempio alla serie Core che andremo a vedere. Per il resto i pickup, anche se sono zebrati, sono sempre gli stessi, sono veramente molto molto versatili e anche se splittati lavorano bene, per me questa è una chitarra più da rocker. Secondo me è sulle distorsioni che la Custom e la Standard 24 fanno davvero bene. E saliamo ancora di prezzo, nella serie SE c'è veramente un range vasto e arriviamo alla Hollow Body 2 Tricolor. L'ho fatta mandare comunque perché per essere una student edition fatta in Cina costa 1000€ circa, quindi volevo capire il motivo e vedere anche la qualità di uno strumento del genere. Intanto subito le differenze con le precedenti: il ponte è fisso, i pickup non sono più gli 85-15 ma sono i 58-15 e hanno un suono completamente diverso, i tassi non sono più 24 ma 22 e a differenza di alcune delle semiacustiche più famose, per esempio 335, questa qua in realtà dentro è vuota completamente, non ha il blocco centrale della 335. I legni del corpo sono sul top e sul retro della chitarra, sempre l'acero con l'impiallacciato per fare vedere le fiammature, e il legno di mezzo invece è mogano. E a differenza delle precedenti dove il manico era in acero, questo manico qui è anche questo in mogano e la tastiera invece di essere in palissandro è in ebano. Thank you.
Per il resto le meccaniche sono le stesse, ma esteticamente, ragazzi, è mozzafiato, è molto molto più bella delle altre due. C'è il binding su tutto il corpo, c'è anche sulla tastiera e sulla testa della chitarra. Gli F-Fall sono veramente fatti bene, il colore e le fiammature, anche se è un impiallacciato, sono fatte bene. Devo dire che il colpo d'occhio questa chitarra ce l'ha. Certo costa quasi il doppio di una standard 24, ma considerata la costruzione o low body che costa di più e anche l'utilizzo del mogano nel manico, dell'ebano sulla tastiera, il binding su tutto il corpo, ci sta che questa alla fine costi molto di più dell'altra. Sui distorti non delude, in ogni caso se siete dei rocker preferirei andare su una custom 24 o su una standard 24. Le basse sono abbastanza ingombranti e il suono resta comunque legnoso, parliamo di una chitarra vuota dentro. Esteticamente devo dire che è una delle chitarre più belle che sia finita sul canale, sicuramente. In ogni caso resta comunque abbastanza legata al suo genere d'appartenenza, come vi dicevo. È l'unica delle tre SE che arriva in custodia rigida e il manico, a differenza delle altre due, è anche più cicciotto. Ed è arrivato adesso il momento di prendere lei, la regina di questa stanza, la mia Custom 24, 20° anniversario Core. Fra pochissimo arriveremo alle conclusioni di questo video, ma intanto quali sono le differenze tra una Custom 24 SE e una Custom 24 Core? Il corpo è un unico pezzo di mogano con top in acero fiammato, questa volta sul serio, niente impiallacciato. Il manico non è in acero, ma è in mogano incollato in un unico pezzo. La qualità del palissandro sulla tastiera è un'altra, si vede lontano un miglio, e le meccaniche sono le famose autobloccanti PRS. Il ponte è sempre quello, ma fatto con leghe diverse, anche la stessa leva al tatto si sente che è di una qualità superiore. I pickup sono PRS americani questa volta, così come anche l'elettronica americana. Visto che ci sono, rispondo anche a una domanda che mi fate spesso: dov'è il selettore in questa chitarra? Bene, è questo qui, perché è un selettore rotativo a 5 posizioni e non il classico a lama stile Fender. Questa è una caratteristica che hanno rimosso, considerate che questo è una 20° anniversario e da poco sono uscite le 35° anniversario, quindi ha più di 15 anni questa chitarra. La forma del manico è diversa perché, nonostante rimanga un manico sottile, è anche più stretto invece del manico largo che abbiamo visto in SE. Restano chiaramente i 24 tasti, mentre gli inserti degli uccellini tipici di PRS, mentre quelli sono una specie di acrilico, una specie di plastica, questi qua sono in abalone, quindi sono anche più esteticamente belli. Se l'avete notato, anche se si somiglia con la SE, il body ha un curve diverso, vedete che sull'estremità del corpo è come se si rialzasse. Questo ovviamente costa dei soldi, costa dei lavoratori esperti e sulla serie SE non se lo possono permettere. E chiaramente viene venduta con la sua custodia rigida, ma abbiamo capito che tutti i modelli custom o comunque di fascia alta hanno quasi tutti la custodia rigida. Quindi di capire perché una persona dovrebbe investire in una Custom 24 americana oppure rimanere in SE e scegliersi poi la chitarra che gli piace di più, visto che ce ne sono tante e di prezzi diversi. Partirei con i pro della serie SE. Sicuramente la solidità, sicuramente la versatilità, sono chitarre fatte bene. I tasti in tutte erano posati in maniera egregia, se avete seguito gli altri video avrete notato come trovavo sempre delle chitarre con dei tasti non perfetti. In nessuna delle tre ho avuto questo problema. La Standard 24 si pone in una fascia di prezzo che mette in seria difficoltà la Fender Player, che fino ad oggi era il modello che mi sentivo più di consigliare a 600€. Perché quindi dovrei spendere 4-5 volte tanto per una Custom 24 serie Core? Questa è la chitarra che ho da più tempo in assoluto, ci avrò fatto più di 400 serate sicuramente,
suonato non so quante ore, è quella su cui praticamente io ho imparato veramente a suonare. Questa è una chitarra che è stata suonata allo sfinimento, che mi è anche caduta un paio di volte, ha avuto alcuni incidenti, ma è in assoluto, senza alcun dubbio, la migliore chitarra luthieristicamente parlando che io abbia mai avuto. Nessuna chitarra di nessun custom shop, e o Fender o Gibson o veramente di tutto, regge il confronto con la luteria, la perfezione luthieristica di una custom 24 serie core. Ho fatto il setup a questa chitarra 2 volte in 10 anni, non ha mai perso l'accordatura, neanche se la tengo 3 mesi in custodia, non ha mai risentito di nessun sbalzo di temperatura, non si è mai rotto il jack, il ponte non mi ha mai dato un singolo problema, non si è mai smosso di un millimetro. È come se questa chitarra fosse ibernata e si trova nello stesso stato di come me l'hanno consegnata quando me l'hanno venduta 10 anni fa. Ha il suo carattere comunque, perché è una chitarra che suona da Dio sui distorti, un po' meno bene sui suoni puliti, e penso che è una cosa che condivide anche con la serie SE, ma non potrei essere più contento dell'acquisto di questa custom 24, lo rifarei altre 100 volte, se dovessi trovarmi con una sola chitarra dall'oggi al domani vorrei che fosse questa. A differenza dei video su Strato ed SG, dove avevamo concluso che alla fine il custom shop potrebbe essere forse solo più un capriccio, su PRS, per quanto valide siano le serie economiche, alla fine il vero passaggio di qualità, il vero salto, lo percepiamo sulla serie core. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa serie SE rispetto alla core, che onestamente, secondo me, al netto di alcuni dettagli estetici, per quello che costa è molto valida. Un grazie nuovamente a strumentimusicali.net, trovate il link in descrizione per tutto le chitarre che abbiamo visto in questo video, iscrivetevi e lasciate un like se il video vi è piaciuto, e c'è anche il link qua sotto in descrizione per seguirmi su Instagram. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!